ciao ragazzi, vi ripresento mia cugina Elena, saluta! Ciao! Stasera vi proponiamo un video su ragazza 17enne, quindi un trucco molto colorato, festoso, però non troppo eccessivo. Ora vi lasciamo al video, vi salutiamo e ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazze, ciao, ciao ragazzi! Ok, ho già truccato l'occhio, ora facciamo insieme l'altro. Come sempre, la base, io uso sempre questa della Clio for Pupa. La vado a mettere su tutto, aiuto, no, tutta la palpebra mobile e fissa. Ora vado a creare una base con un'ombra più scura usando questo eyeliner in gel della Essence, quello viola. Prendo col mignolo e vado nella parte esterna dell'occhio, scurendo prima un pezzo di attaccatura e sfumando verso l'interno. Continuo un altro po', sempre cercando di sfumare verso l'interno. Poi vado a creare, tamponando il dito, una piccola V, così creo anche profondità. E vado sempre a sfumare tutto verso l'interno. In poche parole, creo un'ombra già con la base colorata. Così sopra, quando vado a mettere gli ombretti, ovviamente avrò già mezzo lavoro fatto e non mi stanco. Come sono sfaticata. Ok, ora con una matita bianca vado a creare un punto luce cremoso sotto l'arca da sopraccigliare, come abbiamo fatto anche nell'altro video. Con un punto luce bianco diamo l'illusione di un arco sopraccigliare più alto. Poi iniziamo con gli ombretti. Vado a prendere un viola intenso con glitterini e un viola a metà tra uno caldo e uno freddo, e lo vado a mettere su tutta la palpebra, salendo come ho fatto con quest'altro anche un pochino più sopra della piega palpebrale. Cioè, poi sto cercando di creare un bello smokey sul viola. Con lo stesso cacchiariello che ho applicato, c'è anche un piccolo sfumino, vado a sfumare leggermente qua sopra i contorni. Ecco, lo stesso ombretto, intensifico il colore qua all'attaccatura. Ok, ora prendo un ombretto color bambola, l'abbiamo chiamato, lo vado a mettere qua all'inizio dell'occhio, sfumandolo ovviamente verso il viola, anche con il dito se vi trovate. O stesso con il pennellino. Prendo un pennello da sfumatura e un ombretto marrone e vi ho accecato e vado a creare un pochettino di ombre sopra il viola per creare ovviamente la gradazione di colore dal non colore. Mi piazzo sopra in modo leggero, avanti e dietro, avanti e dietro, avanti e dietro, finché non creo ciò che sto desiderando. Aspetta. Ora vado a mettere l'illuminante usando un pennello da ombretto morbido e il mio beciolino chiarino, bellino, che ci sono affezionatina. Quindi vado sotto l'arcata, sfumo nel marrone e porto in avanti e continuo a sfumare. Aggiungo un altro po' di colore. Ok. E nel frattempo sfumo. Ora prendo una matita della Kiko, la numero 406. Ho matita per occhi Glamorous. Non oltrepasso la struttura delle ciglia. Non voglio contornare tutto l'occhio e tiro fuori una piccola linguetta. Ora piegherò le ciglia della mia cuginetta. Ferma, se ti faccio male. Ti sto facendo male? No. Ok. Piegata il ciglino, vado a mettere il mascara. Allora. Mettiamo anche sotto questi occhioni da bambola.
andiamo a fare una seconda passata. Ok, ora vado a sistemare le sopracciglia con il mio bellissimo spazzolino da sopracciglia. E lo fisso con un po' di lacca. Per le labbra ho pensato di lasciarle molto naturali. E userò una matita color cioccolato. Questa è della Bottega Verde, proprio color cioccolato della linea matita per le labbra alla vitamina e qualcos'altro. È la cera d'api. Quindi le vado a fare il contorno e le vado a colorare dentro. Vado a sfumare il colore con il pennellino annesso e connesso. Per diffonderlo bene e creare una base molto omogenea. Sulla quale andremo a mettere poi un bel colore nude. E il colore che abbiamo scelto è questo dell'Elf, che numero 6? Nostalgic. Nostalgic. Che è semplicemente... Grazie, un nude. E lo andiamo a sfumare con il pennellino stesso della matita. Sfumo anche un pochino con il dito così per amalgamare. Vado a far tamponare in un piccolo fazzolettino. Vai, vai, guardi, attacca. E sopra rimettiamo il lucerabbra rosa che abbiamo messo anche nell'altro video, perché ci sta bene. Ok, il trucco su ragazzini adolescenti, quindi un trucco vivace per una serata un po' particolare, finisce qui. Le è piaciuto, signorina? Abbastanza. La vedo bella, è colorata, mi piace, mi piacciono i colori. È bello, bello. Io ho la frangetta sconvolta. È carina! Vi salutiamo, vi mandiamo un bacione forte forte e in gamba. Saluta! Ciao! Ciao ragazzi, ciao ragazze!